grandi parate, soprattutto nel quarto quarto, due interventi decisivi, però non è bastato. Cos'è successo in questa sconfitta? Guarda, ci sono state delle belle parate. Adesso in questo momento l'unica cosa che mi ricordo è il gol di M, perché non si può dire che ho preso all'ultimo, cioè sono troppo arrabbiata per quel gol, quindi non riesco razionalmente a dire com'è andata. Peccato perché alla fine abbiamo condotto tutta la partita, secondo me comunque stavamo giocando bene, abbiamo fatto tanti errori è vero, ma rispetto ad altre volte in cui partivamo con uno svantaggio molto più ampio siamo sempre rimasti lì, anzi siamo andati avanti. È un peccato, girano le scatole perché era una partita che potevamo portarci a casa, complimenti ovviamente a loro che come sempre non mollano mai e niente, adesso c'è una rabbia pazzesca, ma... È il primo, mi viene in mente insomma, che è un po' il primo schiaffo di un campionato intero dominato. No? Esatto, chissà che magari ci serva a rimetterci ancora più dentro alla partita, perché non penso che oggi non abbiamo giocato bene. Sì, tantissimi errori, ma c'eravamo assolutamente, ma magari ci dà un'altra cognizione per affrontare le partite dopo. L'anno scorso gara 1 l'abbiamo vinta e poi abbiamo perso, quindi chissà che quest'anno si possa invertire la rotta. Alla fine è importante, sì, è vero. Non giriamoci attorno a vincere gara 1 perché è sempre importante per il morale, ma non fa niente, cioè è ancora molto lungo, come dicevi tu, non è ancora fatto niente, quindi adesso ci rimboccheremo le maniche e trasformeremo questa rabbia assolutamente per poi lunedì. Dario e Francesco, domande? Sicuramente direi una partita equilibrata. Laura, non so se mi sente. Sì, scusa, no, non ti sento perché non è infatti non ha l'auricolare. Ho visto l'auricolare. Direi che comunque, ecco, come diceva lei giustamente, è tutto da giocarsi. Una gara è importante, iniziare bene, certamente lo è stata. Però ecco, che cosa salva del suo Padova di oggi? Mi chiede Francesco Postiglione, che cosa salvi del tuo Padova di oggi? Ma sicuramente i 10 gol, perché comunque non siamo una squadra che tendenzialmente segna tanto e 10 a una squadra all'orizzonte sono tanti. E comunque il fatto di aver avuto meno momenti no rispetto ad altre partite, mi vengono in mente le finali dell'anno scorso in cui in quasi tutte siamo partite sotto di 3-4 gol e comunque il fatto di crederci fino alla fine, perché alla fine abbiamo perso di uno gli ultimi secondi per un mio errore, quindi io penso che c'eravamo contro una squadra che io ho sempre pensato in realtà fosse una signora squadra, per quanto si dicesse che quest'anno hanno perso, secondo me loro col carattere che hanno non sono assolutamente meno dell'anno scorso. Quindi io salvo la nostra determinazione e voglio solo ricominciare dagli errori che abbiamo fatto solo per migliorarci, ecco. Sicuramente sarà una bellissima finale scudetto. Assolutamente, io l'ho detto nelle dichiarazioni, secondo me per il livello di entrambe le squadre, per la voglia di vincere che ha caratterizzato le due squadre negli ultimi anni, secondo me sapremo divertirci e speriamo di regalare un bello spettacolo anche chi mai ripalla nuoto la segue un po' meno. Grazie. Grazie a voi.